Ciao a tutti, sono Manga Naru del canale YouTube Reda Manga. Oggi volevo recensirvi Gwin Saga, il manga omonimo alla collana di romanzi più lunga del mondo. 124 volumi scritti dall'autrice Kaoru Kurimoto, che qualche anno fa ha deciso di intraprendere la strada del manga, dando in mano penna e carta a, come si suol dire, a Hajime Sawada. Hajime Sawada disegna davvero bene. Disegna benissimo, tratto molto simile al disegnatore di Berserk, a parte alcuni pezzi che sono molto più puliti. Berserk in genere tende ad essere molto più sporco come tipo di disegno, ma questo a parte qualche scenetta tipo questa è molto più pulito che Berserk. Molto più capibile, lo comparo con Berserk perché è praticamente lo stesso tipo di fumetto e Kentaro Miura ha preso spunto dai romanzi di Gwin Saga per fare Berserk. Quello che non si capisce è se Kentaro Miura ha copiato Gwin Saga o Gwin Saga il fumetto ha copiato Kentaro Miura, perché il fumetto di Gwin Saga tende a ricordare molto Berserk. Invece il Berserk, come detto a Kentaro, è stato preso spunto dalla catena di romanzi. Quindi a questo punto si può dire che Kentaro Miura ha preso spunto dal romanzo di Gwin Saga, dai romanzi di Gwin Saga, e Kaoru Kurimoto ha fatto il manga molto in stile Berserk, diciamo. Allora, Gwin Saga narra di questo uomo leopardo, questo. Vi faccio vedere. Ma dove cazzo è? Ah, ecco. Proprio un uomo con il corpo da uomo e la testa da leopardo che ha perso la memoria, non si ricorda più niente di lui, a parte che si chiama Gwyn, pensa di chiamarsi Gwyn. Incontra da subito, da poche pagine dopo l'inizio del manga, i gemelli Parros, che sono sfuggiti alla distruzione del proprio regno da parte dei soldati Mongol, che poi conoscerete in futuro. Allora, poi si ritrova subito ad essere la via per la salvezza dei gemelli Parros. Allora, io posso dire che Gwin Saga è veramente bello. Attualmente ne sono usciti 4 numeri. Mi salgo 1, 2, 3, 4, esce tramite Planet Manga, Panini, e costa non poco, costa 4,30 € a volume, ma ne vale la pena, anche a chi lo consiglio molto, a chi è abituato con fumetti fantasy tipo Berserk, perché io ho letto tipo il numero 1 maximum di Berserk, e questo qua sinceramente, Gwin Saga, mi piace veramente molto di più. Quindi è un manga secondo me da prendere, che non so quanto durerà, ma sapendo che ci sono 124 romanzi mi sa che non durerà poco. A parte questo, allora, devo sempre dire che ricorda troppo Berserk, anche perché vi faccio un piccolo spoiler di immagine che non importerà niente. C'è una ragazza che è a capo del regno dell'esercito dei Mangaul, in pratica è il capo dei Mongal, e questa, che è praticamente identica a Griffith. Ok, quindi qui sorge appunto quel dubbio lì, se è Kentaro Miura che ha copiato Gwin Saga, o è il disegnatore di Gwin Saga che ha copiato Kentaro Miura come stile, perché sono veramente molto simili. Allora, ognuno dipende ovviamente da chi è appassionato di Gwin Saga o di Berserk, adesso non ne sono usciti molti numeri qua in Italia, escono ogni 2 mesi, escono, fino adesso siamo al 4, l'ho già detto, e detto questo per chi avesse paura delle troppe scene cruente, paura nel senso, per chi ha fastidio delle scene troppo cruente come in Berserk, Gwin Saga è un manga molto serio, c'è da dirlo. Non è un manga stupido,
mi piace appunto per quello, non ci sono parti stupide, ma proprio zero, e mantiene la sua serietà anche nei combattimenti, molto ben fatti, in cui si capisce veramente tutto quello che sta succedendo, non come altri manga in cui non si capisce niente, e, tipo, mettiamo, in un combattimento in cui c'è Gwyn che combatte contro una scimmia enorme. Uno dice non si capisce niente perché combatte prima a mani nude, poi vabbè, non vi sto a dire troppo, però invece il disegnatore ha un talento così grande da far capire tutto in vignette anche abbastanza piccole, non ha bisogno di occupare due pagine. Di pagine occupate con disegni, solo disegni non ce ne sono, quindi i vostri soldi sarebbero spesi molto bene, a parte vabbè, cose del genere. Proprio presentazioni di personaggi appena arrivati, però non è che i vostri soldi sarebbero spesi solo in disegni. Quindi vi consiglio veramente di comprarlo, e per gli appassionati di questo genere veramente è il massimo. Proprio fantasy vecchio stile, razze, lingue, guerre in corso, cioè non è che ci sono troppi exploit, diciamo. È proprio fantasy originale, il fantasy che piace diciamo un po' a tutti. Berserk, se vogliamo metterla contro Berserk è un po' più medievale ma meno fantasy spinto, fantasy. Questo ha proprio tutti gli elementi che caratterizzano un manga fantasy perfetto. Detto questo, veramente da comprare, tra poco farò dei focus on sui numeri che mi sono piaciuti di più, e in caso abbiate bisogno basta che lasciate un messaggio qua sotto e vi faccio la recensione che volete. Ciao a tutti, Retamanga, alla prossima!